ciurma. Questa sera non skippate assolutamente il video, perché oltre a rilassarvi vi divertirete un sacco, garantito. Come avrete già potuto notare dal titolo, stasera porterò un tag di mia invenzione intitolato "Le mie parole nel tuo dialetto". In sostanza, io sceglierò 20 parole e le ripeterò nel mio dialetto. A sua volta, chi verrà taggato dovrà ripetere le stesse parole nel proprio dialetto. Dunque mettetevi comodi, indossate le cuffie ed iscrivetevi al canale attivando la campanella di notifica se ancora non lo avete fatto. Bene ragazzi, come al solito io ho appuntato sullo smartphone qui accanto a me tutte le parole che dovrò ripetere. Dunque possiamo benissimo cominciare questo settimo video tag del canale "Le mie parole nel tuo dialetto". La prima parola è "aggia". Passiamo alla parola numero 2. Agnoni. 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 Dunque la parola agnoni vuol dire angolino, piccolo angolo. La terza parola è amma. 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 Ripeto. Amma. 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 La parola amma vuol dire gamba. Ed andiamo alla quarta parola. Amaro. 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 Ripeto ancora una volta. Amaro. 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 Parola del nostro video tag. Ashaku. 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 Ripetiamo come per le altre parole.
Asako. 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 La parola Asako significa terrazzo. La sesta parola è Arriano. 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 Ripetiamo ancora. Arriano. 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 L'arriano non è altro che l'origano. Ed andiamo adesso alla settima parola. Bagnera. 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 La bagnera è la bacinella. Ottava parola. Balata. Balata. Ripetiamo di nuovo. Balata. 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 La balata è la lastra di pietra. Poi abbiamo Broro. 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 Ripetiamo. Broro. La parola proru significa brodo.
Proviamo. Zucchina. Dopo la cucuzza abbiamo falari. 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 Ripeto ancora. Andiamo avanti e troviamo mattola. 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 Corrisponde a cotone. Poi abbiamo mennola. 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 Mennola.
andiamo avanti e troviamo Pampina. 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 Ripetiamo ancora. Pampina. 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 La pampina non è altro che la foglia. Adesso abbiamo le ultime due parole. La penultima è Budia. Budia. Ripetiamo. Budia. 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 La budia è la bottega. Ed infine l'ultima parola è volta. Pomo. 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 Il pomo in sostanza è la mela. Dunque le 20 parole da me scelte terminano qui. Adesso toccherà a chi taggerò ripeterle nel proprio dialetto. E quindi i miei tag vanno a Shanard ASMR, ASMR ASAP, Lo ASMR Ita, Serenity ASMR ed infine Filippa ASMR. Spero possiate rispondere al tag. Dunque, per questa sera il mio video rilassante termina qui. Io vi do appuntamento al prossimo e vi ricordo sempre di lasciare un bel like ed un bel commento qui giù se questo video vi è piaciuto. Da Beat the Voice ASMR è tutto. E adesso...